3 punti d'oro per il Potenza, colti in condizioni psicologiche meno adatte dopo le ultime non esaltanti prestazioni casalinghe. Padroni di casa funzionali, accorti e convinti e a tratti esaltanti. V'è da dire anzi, e ciò torna a tutto vantaggio degli uomini di Marra, che la formazione laziale del Fondi, seppur sconfitta, non è venuta meno alle attese. Posta in palio pesante, sul piatto salvezza e playoff. Il tecnico Mariani affronta l'ultima trasferta della stagione in terra lucana senza l'esperto Tiscione e per scelta tecnica manda in panca il bomberissimo Meloni. Marra invece finalmente può disporre dell'intera rosa. Direzione di gara affidata al peloritano Trischitta di fronte ad un pubblico scarso. Pronti, via. Il Potenza vuole fare davvero sul serio, parte di slancio e dopo 15 minuti trova subito il gol. Bitancourt recupera palla sulla tre quarti, suggerimento in profondità per Testardi che a tu per tu col portiere serve un assist d'oro a Simeri che realizza il suo 13° gol stagionale. Potenza 1, Fondi 0. I padroni di casa ringalluzziti per il vantaggio pigiano sull'acceleratore con l'intento di piazzare l'1-2, ma non fanno i conti con l'ex viterbese Noman. 20° minuto, entra in area, sul lato sinistro del campo, il tiro non è irresistibile, c'è la deviazione di Iadaresta ad ingannare il pacchetto difensivo rossoblù. Il Fondi pareggia con Di Costanzo che deve solo raccogliere mestamente la palla finita in rete. Trascorrono 7 minuti, il Potenza si vede che è in giornata di grazia. Simeri guadagna un calcio di punizione sulla tre quarti, se ne incarica lo stesso centravanti rossoblù. La sventola di destro termina sulle braccia di D'Agostino, il direttore di gara indica il penalty, calcio di rigore e vibranti proteste degli ospiti sulla dubbia posizione del centrocampista laziale. Dal dischetto è implacabile Testardi, il suo sinistro gonfia la rete, portiere da una parte, pallone dall'altro, il Potenza torna in vantaggio. Reazione laziale al 31°, ribaltone di fronte, D'Agostino calcia debolmente fra le braccia di Di Costanzo. L'ultima emozione dei primi 45 la regala Testardi, servito in profondità, calcia di sinistro ad incrociare, la respinta in angolo di Calandra, evita il peggio. La gara è bella e combattuta, si va al riposo. 8° minuto del secondo tempo, rossoblù di casa vicini al raddoppio, Simeri dalla tre quarti calibra per Testardi, colpo di testa ben angolato ad impegnare severamente Calandra. Un minuto più tardi, doppia occasione ancora per gli uomini di Marra, salvano sulla linea prima De Martino su conclusione di De Stefano e poi Pepe su tiro a porta vuota di Simeri. È il miglior momento del Potenza che la vuol chiudere. Ancora Simeri, buona la sua prestazione, lancio sulla corsa per De Stefano, la conclusione non trova lo specchio della porta. Il Fondi arretra il suo baricentro affidandosi solo a lanci lunghi su Iadaresta. I padroni di casa continuano a giocare una gara molto accorta e tatticamente ineccepibile. La girandola delle sostituzioni non offre ulteriori emozioni, tranne ancora un'occasione da rete sciupata da Simeri, ben lanciato da Testardi intorno all'80°, è la più clamorosa se non l'unica prodotta dai laziali con Iadaresta che non schiaccia a dovere in rete di testa un calibrato cross di Galasso per l'ultimo brivido della gara. Per il Potenza va bene così, dopo 4 minuti di recupero il triplice fischio del direttore di gara sa di liberazione. Vittoria con merito, ma che non basta, perché in questo girone davvero avvincente c'è bisogno dell'ultimo scoglio che si chiama Pomigliano. Per l'Unicusano invece una sconfitta che non incide affatto sugli obiettivi finali della stagione, Coppa Italia e playoff.